Benvenuti a tutti i Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto carino: come si fa con i fogli di videoscrittura a creare un volantino, un pieghevole, sarebbero quelle pagine orizzontali piegate in tre che vi vengono certe volte consegnate in giro per la città. Allora, noi utilizziamo LibreOffice Writer, ma in pratica l'impaginazione di questi tipi di documenti è identica, anche se si usa Microsoft Word. Noi abbiamo soltanto due grafiche, oggi semplicissime, uno sfondo, questo qua, è uno sfondo, diciamo una specie di tavolozza di colori rovinata, e poi abbiamo un'immagine Linux che faccio una specie di pieghevole, una pubblicità per un corso Linux. Allora, apriamo subito il writer e vediamo che automaticamente la pagina è in verticale, noi vogliamo in orizzontale, vogliamo dividerla per tre. Allora andiamo subito nella scheda layout, facciamo orientazione e gli diamo orizzontale. Poi vogliamo, vedete che qui c'è il cursore, non so se si vede bene, lo possiamo fare anche un pochino più grande, lo mettiamo tipo a 60, eccolo qua. Noi, vabbè, lo mettiamo al centro, ma vogliamo che i margini, vedete queste tipo di crocette grigie, stiano proprio a zero, perché dopo sarà la stampante a decidere fin dove arrivare a stampare. Allora noi andiamo sempre nel menu layout, facciamo margini di pagina, vedete qua noi ci scriviamo 0, poi facciamo tab 0, tab 0, tab 0, perché noi vogliamo che tutte le grafiche stiano proprio in linea. Quindi se scrivete del testo, scrivetelo qualche millimetro lontano dai margini, sia orizzontale che verticale, di modo che il punto di attacco della stampante possa riuscire a stampare. Mettiamo subito, che cosa facciamo noi? Creiamo la seconda pagina, no? E inseriamo il carattere del paragrafo solo per vedere così ad occhio quanti paragrafi sono. Arriviamo fino alla fine, nel menu inserisci, facciamo interruzioni di pagina ed ecco che vengono create due pagine, sarebbe il fronte e il retro, no? Questo tipo di volantini, le grafiche vengono stampate in fronte e retro. Allora possiamo nuovamente andare all'inizio, togliere il carattere tipografico del paragrafo, non ci interessa, lo clicchiamo. Dobbiamo aggiungere subito lo sfondo, quindi andiamo nel menu layout, poi andiamo in questa freccina qua e selezioniamo pagina. Vedete, all'interno di questa finestra, che è un pochino complicata, ci sono tanti, vedete, tanti tab. Quello che ci interessa è area. All'interno di area c'è un sottomenu e noi dobbiamo scegliere bitmap. Non scegliamo quelli che ci dà lui, gli diciamo subito estesa, cioè deve occupare la grafica tutta la pagina, e facciamo aggiungi importa. Andiamo su sfondo, lo selezioniamo e lo chiamiamo, non so, blu, per esempio. Facciamo ok ed ecco che vedete che il nostro sfondo, no, è stato, diciamo, aggiunto a quelli che erano automatici, e poi è in maniera, vedete, estesa. D'accordo? Allora facciamo così: siccome noi vogliamo addirittura che sia un pochino in trasparenza, perché noi, se facciamo applica, vedete che viene un pochino forte se ci dobbiamo scrivere. Allora facciamo così: andiamo nella scheda trasparenza, clicchiamo trasparenza e gli diciamo una trasparenza del 15%, facciamo applica, vediamo se va bene così, e forse anche un pochino più forte, vediamo del 50%, facciamo applica. Ah, forse no, era allora facciamo del 10%, ecco, diciamo più piccola è, va bene, facciamo così. Adesso noi dobbiamo inserire, diciamo, quelle strutture che dividono la pagina in tre. Ricordiamoci, qui abbiamo messo il cursore al centro. Allora, queste sono praticamente delle specie di figure. Andiamo su inserisci, se noi clicchiamo, vedete questa doppia freccina qui, noi troviamo questo tipo di figure che si possono inserire. Noi mettiamo rettangolo. Ricordiamoci di una cosa prima di progettare questo rettangolo: se andiamo in layout e andiamo a vedere la dimensione della pagina, vediamo che la 4 orizzontale è 29,7 cioè 29,7 cm per 21 cm. Questa cifra qui più grande noi la dobbiamo dividere per 3, perché il volantino si piega in 3. Allora andiamo in una calcolatrice, facciamo 29,7 diviso 3 e vediamo quanto viene. Quindi il nostro rettangolo deve essere 9,9 per 21, perché deve dividere praticamente la pagina per 3. 9,9 per 21. Andiamo in inserisci, andiamo in questa freccia, facciamo ad esempio il rettangolo. Lo clicchiamo praticamente in maniera casuale, perché noi adesso daremo la dimensione in maniera precisa. Facciamo tasto destro, facciamo posizione e dimensione, ricordiamoci, e gli diciamo che la dimensione deve essere protetta, perché la decidiamo noi. Quindi qui ci scriviamo noi 9,9
E qui ci scriviamo 21 perché il foglio A4 in orizzontale deve essere diviso praticamente. Vedete, lui certe volte insiste a cambiare la cifra, non sappiamo perché, anche se gli abbiamo detto proteggi. Proviamoci ancora, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Vedete, togliamo proteggi, vediamo. Praticamente certe volte fa questo errore, lui insiste a fare, vedete, una dimensione sua, anche se io gli dico che voglio per esempio 21, e va bene, lui insiste così, lasciamolo così, facciamo ok. Allora, ecco qui, vedete, noi abbiamo questa nuova forma rettangolare, la possiamo prendere, la possiamo spostare, vedete, la possiamo anche ridimensionare. Noi, se, ecco qua, se noi facciamo tasto destro, rifacciamo ancora posizione dimensione, vediamo, togliamo dimensioni e vedete, se uno insiste alla fine ti dà retta, non sappiamo perché c'è questo piccolo errore. Adesso gli abbiamo detto, vedete, 21, facciamo ok ed ecco che è venuta perfetta. Noi vogliamo che si veda un pochino lo sfondo dietro, quindi facciamo tasto destro sopra la forma rettangolare, area, e gli diamo una trasparenza per esempio del 50%. Noi vogliamo che si individui lo sfondo dietro anche mentre scriviamo. D'accordo? A questo punto, se noi facciamo, per esempio, diamogli un altro colore che diciamo introduca un livello estetico superiore, diamogli questo, il giallo 3, vedete? Si vede contemporaneamente lo sfondo della forma rettangolare e i motivi dello sfondo dietro. Facciamo tasto destro, a questo punto copia, tasto destro incolla e con le freccette proprio della tastiera ci muoviamo e vedete? Lo collochiamo da una parte. Eccoci qua. Noi abbiamo diviso adesso il foglio in tre parti. Che cosa significa? Che noi adesso, per esempio, siccome qui noi abbiamo messo il cursore, no? Qui possiamo scrivere testo e questo qua riguarda praticamente il contenuto della pagina. Possiamo fare grassetto corsivo. Ma se selezioniamo questa forma qua, noi anche qui possiamo fare prova di testo. Lo scriviamo, prova di testo. È venuto molto piccolo, lo selezioniamo e poi lo possiamo ingrandire anche questo. Facciamo ad esempio 40. Quindi vedete che noi poi lo possiamo mettere al centro, possiamo fare, ho sbagliato un attimo, rifacciamo 40, ho cliccato senza volere a nulla l'ultima azione, facciamo 40, lo mettiamo al centro, facciamo grassetto e corsivo. Quindi noi possiamo praticamente sia scrivere all'interno della pagina, al centro, sia scrivere all'interno di queste forme qua. E poi quando verrà stampato in fronte retro, se l'avete automatico basta dire la vostra stampante con il segno di spunta stampa in fronte retro automatico, altrimenti prima si stampa il davanti, si rigira il foglio e si stampa il dietro. Adesso qui noi che cosa vogliamo fare? Vediamo sempre qui il cursore al centro, noi che cosa facciamo? Inseriamo diciamo la grafica, qui ci possiamo fare il cursore qui, facciamo, ci scriviamo sempre in grassetto corsivo, corso per esempio di Linux. D'accordo, facciamo invio, vedete che lui ci inserisce un'altra pagina, possiamo fare backspace e sparisce, lo allineiamo a destra e vediamo, inseriamo un'altra grafica, quella di Linux, quindi andiamo nel menu inserisci immagine e scegliamo Linux. Vedete, per qualche errore noi abbiamo notato che praticamente LibreOffice non ci fa vedere l'immagine, allora l'immagine c'è in realtà, se noi tanto è vero andiamo nel menu file e scegliamo anteprima di stampa. Vediamo che l'immagine, la nostra immagine c'è, non si vede, diciamo, in visualizzazione e progettazione. Allora noi andiamo qua, facciamo così e diciamo ritagliamo, noi vogliamo vedere solo Linux, ritaglia, andiamo un pochino a occhio, dato che questa versione di Linux ha questo problema, facciamo così, ritagliamo, poi andiamo nuovamente in file, anteprima di stampa e diamo un'occhiata su come sta venendo. Praticamente dobbiamo ritagliare un pochino più a destra. Facciamo così, lo selezioniamo, riselezioniamo, ritaglia e lo cancelliamo un pochino, cioè stiamo praticamente lasciando soltanto il pinguino. Facciamo anteprima di stampa e ecco qua è venuto. Allora facciamo qui, chiudiamo. Adesso a questo punto qui noi abbiamo questa doppia grafica perché abbiamo lo sfondo del documento e poi abbiamo il testo e abbiamo Linux, un'immagine inserita. Andiamo a rivederlo. Eccolo qua, qui si continua a scrivere, ovviamente noi in questa breve guida non si fa, si possono inserire nuovamente delle immagini facendo inserisci immagini e poi li si possono manipolare in questa maniera. Quello che abbiamo fatto, vi ricordiamo, siamo andati nel layout, abbiamo fatto i margini di pagina, li abbiamo azzerati tutti per far sì che le grafiche stiano proprio al limite dei margini. L'orientazione l'abbiamo fatta orizzontale.
Poi la dimensione di pagina abbiamo visto che era 29,7x21, quindi il dato più grande l'abbiamo diviso per 3 e quindi i nostri tre settori del volantino venivano 9,9x21. Poi abbiamo praticamente siamo andati nella scheda Inserisci, in queste freccettine abbiamo inserito una forma rettangolare, vedete? Dopo che l'abbiamo inserita a caso, l'abbiamo selezionata, abbiamo fatto tasto destro, posizione, dimensione e l'abbiamo forzato perché lui non voleva ad avere la dimensione 9,9x21. Abbiamo cliccato questo segno di spunta. Poi sempre qui abbiamo fatto tasto destro e abbiamo fatto area perché all'interno di questa finestra c'è questa interessante funzione che ci consente di fare una trasparenza al 50%, quindi di far vedere sia il colore scelto sia la grafica sottostante. Poi abbiamo fatto tasto destro copia, tasto destro incolla e con le freccine, diciamo, della tastiera l'abbiamo spostato per dividere in tre parti. Poi ovviamente i colori, le forme, queste ognuno fa da sé. Una volta che questa pagina viene stampata in fronte e retro, poi manualmente potete ripiegare i tre e viene fuori il volantino. Allora, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero sia stato di vostra utilità. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.